Trofeo delle Regioni Mini Enduro a Rapino, provincia di Chieti. Allora, abbiamo la direttrice della manifestazione che è andata molto bene. Allora, Rosa Paluzzi, sentiamo un attimo intanto i risultati ufficiali. Come risultati finali abbiamo la sorpresa del Lazio che per la prima volta nella storia del trofeo delle Regioni Mini Enduro si aggiudica il trofeo, quindi sarà la squadra che porterà a casa questo trofeo. Il pilota che ha fatto il miglior risultato del Lazio è Melchior Gabriele. Secondo si è classificato la Lombardia, che aveva dei validi piloti. Terza la Toscana. Il nostro Abruzzo piano piano sta migliorando, quindi sta migliorando anno per anno, è arrivato decimo, e i nostri cugini molisani tredicesimi. Questo per quanto riguarda la maschile. Lombardia 1, solo per puntualizzare, giusto? Sì, Lombardia 1, perché ogni regione aveva la possibilità di mettere più squadre, giustamente poi quelle che vincono, anche il Lazio e il Lazio 1 avranno avuto anche Lazio 2 e Lazio 3. Parliamo delle donne adesso, visto che è una donna che ha fatto la direttrice. Sì, dall'anno scorso è stato istituito dalla federazione anche il trofeo femminile, l'anno scorso l'ha aggiudicata la Sicilia, quest'anno ci hanno riportato il trofeo e se lo riportano a casa perché sono state bravissime le ragazze, quindi prima la Sicilia, seconda il Veneto, terza la Liguria. Le nostre abruzzesi hanno tenuto bene il passo, sono arrivate seste. Per quanto riguarda il Molise invece per quest'anno non hanno presentato, non sono riusciti a fare la... quindi gli auguro l'anno prossimo di migliorare perché stanno crescendo anche loro. E la Sicilia ha avuto come pilota di punta la Mantia Carola, che si è aggiudicata l'assoluta. Perfetto, abbiamo detto tutto, un'ultima battuta complessivamente, mentre accanto a te c'è il vicepresidente che controlla, Rosa. Scherziamo naturalmente, ho parlato di bella manifestazione, è riuscito tutto, mi sembra che allora, sia stata complessivamente positiva. Sicuramente il motoclub che ho ospitato è un motoclub che abruzzese, che ha alle spalle un'esperienza non indifferente. Per PC Racing Team, mi sembra giusto ricordare. Sì, loro puntano molto sui ragazzi e la manifestazione è stata gestita egregiamente, non c'è stato alcun tipo di problema. E io personalmente è la prima volta che invece dirigo il trofeo delle Regioni dei bambini, e siccome i bambini mi piacciono tantissimo sono orgogliosa che DG mi ha dato questa opportunità. Mancava nella mia carriera la direzione di un trofeo delle Regioni Mini Enduro. C'è sempre una prima volta. Sì, e sono contentissima perché il nostro futuro sono loro. Davide Di Gregorio, il presidente del DG Racing Team, che ha organizzato tutta questa bellissima manifestazione. Sono onorato per l'ospitalità che ci ha dato il sindaco, l'amministrazione comunale e tutti gli abitanti di Rapino che hanno partecipato a darci una mano. Io in particolare volevo ringraziare due miei ragazzi, Giuseppe De Nardis e Paolo Di Domizio, che a parte tutto lo staff del DG sono spettacolari, però loro hanno fatto un lavoro grandioso. Portare 220 ragazzini a una gara di trofeo delle regioni per me è stato un onore. Devo dire grazie al mio titolare, 2C impianti tecnologici di Claudio Dorazio, e la mia famiglia, diciamo mia moglie, sono contento di più. Grazie a tutta la federazione motociclista italiana che hanno creduto in noi DG come motoclub. Parlando di un'età che va dagli 8 ai 16 anni, una pista deve avere delle caratteristiche adeguate anche all'età e a quel tipo di gara, giusto? Giustissimo, quindi parti, fai 2-3 km di sterrato riscaldamento, c'è la prima prova speciale, il cross test, rifanno un'altra, diciamo, 6 km, hanno la prova enduro test e rientrano un altro chilometruccio per rientrare, diciamo, al paddock. Davide, concludiamo con un in bocca al lupo grande così, particolarmente a qualcuno che hai al tuo fianco. Allora,
Speriamo, diciamo, che noi dopo questa fatica di questi giorni, la settimana prossima c'è l'ultima prova del campionato italiano under senior. Adriano, diciamo, che è in testa alla classifica. Adriano Bellicoso, e speriamo che riportiamo questo titolo di campione italiano under 23 classe 300, e in più abbiamo Alessandro Di Gregorio che è al secondo posto, diciamo, è tranquillo, e Davide Guerrieri che deve sudare un po' per agguantare il terzo posto. Quindi vorrei fare un grande in bocca al lupo a Adriano, che sarebbe, se vince il suo secondo titolo, che ha vinto un italiano già da mini enduro, e speriamo di riportare questo titolo in Abruzzo. Adriano, hai tanta fiducia? Solo una battuta in questo titolo, in questo risultato, sarebbe il bis? Ma sicuramente non sarà facile, cerchiamo comunque di dare il massimo. La classifica, in classifica siamo pari, quindi battaglia all'ultimo sangue. In bocca al lupo di cuore. Grazie, grazie mille. Adesso apriamo una parentesi importante, perché l'Italia ha ottenuto un trofeo prestigioso nella sei giorni europea. Armando Sponga, una sei giorni indimenticabile. Un'emozione che è indescrivibile, quindi veramente, anche quando ieri dopo la parata abbiamo portato il trofeo che abbiamo la fortuna di avere qui con noi sul palco, ho provato ancora quello che ho provato gli ultimi minuti, quando poi la nostra squadra A, diciamo così, aveva recuperato sulla Spagna, quindi senti questa emozione incredibile, veramente tante cose. Questo successo vuol dire che l'Italia comunque continua a crescere? Assolutamente sì, il fatto che la squadra junior abbia vinto il loro trofeo, possiamo solo sperare che, voglio dire, questi crescano e possono l'indomani difendere quello che è il trofeo principale della sei giorni. We'll be right back.
vicepresidente della Federazione Abruzzese, Dario Donatelli, organizzare un mini enduro è sempre un motivo di soddisfazione. Con i bambini l'atmosfera è totalmente diversa, che c'è l'aggregazione dei genitori di tante regioni d'Italia che vengono da tutte le parti, dalla Sicilia, dalla Sardegna, quindi è uno spettacolo bellissimo. E Rapino vi ha accolto a braccia aperte. Sì, dobbiamo ringraziare il nostro presidente Piero Salvati, fare un grandissimo applauso al presidente di DG Racing Davide De Gregorio, che lui è un trascinatore, al suo motoclub e altri motoclub che gli stanno dando una mano, perché da solo sicuramente non riusciva a organizzare al 100% una gara del genere. Poi alle amministrazioni locali qua, che ci hanno dato, diciamo, il paese, ce l'hanno consegnato tutto a noi, quindi pure per loro, per l'Abruzzo, è un onore avere tanta gente qua a Rapino. I piccoli ci mettono qualche cosa in più. Sì, ci metto anima e cuore, poi i bambini sono tra virgolette più piccoli, proprio incoscienti. Da questi ragazzi usciranno sicuramente dei futuri campioni. L'Abruzzo non è una regione che ha dimenticato, diciamo, i cugini del Molise. Sì, allora il Molise ad oggi non ha ancora un comitato regionale. Presidente nazionale Copioli ha incaricato il nostro presidente Piero Salvati di cercare di organizzare il Molise e farlo rientrare come core Molise. Comunque oggi già è una grandissima soddisfazione, grazie al piccolo lavoro che già ha iniziato il nostro presidente ad avere qua la squadra del Molise. Rocco Micucci, sindaco di Rapino, una bellissima soddisfazione per una cittadina che ha tante attività, ma questa dell'enduro, poi tra l'altro il mini enduro, forse le fa anche particolarmente piacere. Assolutamente sì, e sono giornate di orgoglio, davvero di orgoglio cittadino, perché siamo stati capaci di essere la capitale di questo sport, del mini enduro, perché davvero c'è qui tutta l'Italia, si va dalla Sicilia alla Sardegna fino ad arrivare al Piemonte, la Lombardia, il Veneto, quindi passando per Rapino che diventa a questo punto la capitale di questo sport. Uno sport che unisce, perché porta famiglie, porta persone, porta tantissima gente, abbiamo quasi raddoppiato gli abitanti del paese e naturalmente sono scoppiate anche le nostre attività commerciali, il che non ci può che fare piacere. Un indotto particolarmente abbondante in questo periodo. Assolutamente sì, sono quelle iniziative su cui il nostro territorio dovrebbe puntare, perché naturalmente è anche questo marketing territoriale, riesce a far conoscere un territorio che probabilmente a queste persone sarebbe rimasto sconosciuto per tutta la vita. Invece con questa iniziativa abbiamo avuto persone, ripeto, da tutta Italia che oggi conoscono Rapino e quando andranno via da Rapino porteranno con loro tutto quello che hanno visto, anche le nostre infrastrutture, gli impianti sportivi, tutto ciò su cui abbiamo investito negli anni e che oggi possiamo mettere a disposizione. Guardi, noi abbiamo creato uno slogan per Rapino come città dello sport e del benessere.
essere, quindi abbiamo investito tantissimo proprio in infrastrutture sportive. Non a caso siamo l'unico paese d'Abruzzo che ha una pista di pump track a livello nazionale, che quest'anno ha ospitato il circuito per la prima volta nazionale del campionato italiano di pump track.